Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Io sono già pronta e vestita perché c'è la mia mamma fuori. Stiamo per andare in posta perché ho da ritirare un pacco. Non ho idea di che cosa sia, spero vestiti perché è più di 2 mesi oramai che li sto aspettando e non vedevo l'ora di farci lol, quindi spero tanto siano i vestiti. Vabbè, in tutto ciò mi sono raffreddata. Andrea mi ha passato il raffreddore, simpaticissimo. Dovevamo mangiare fuori io e la mamma, ma si è fatto un po' tardi. Quindi non so, magari pranziamo fuori, non lo so, perché dalla colazione mi sa che adesso pranziamo. Oh mio Dio, mi stava cadendo tutto. Facciamo vedere Vabbè, in macchina di mamma. devo mettere la mia. Ma che è sta cosa, mamma? Serve per il mio Ho iPhone. capito, ma chi è? Cazzo ne so, una cinese. Veramente me l'ha preso Michele. Mi fa, mamma, se vuoi cambia la fotografia. E ormai l'ho lasciata. Ah, è da qui che fai i tuoi video di Facebook. Certo. Vado a sinistra? Perché parlo così? Con la caramella alla propoli. Fa un po' paura. Vabbè, vai, se casca, casca. Faccio così come al solito. Ciao! Allora, ragazzi, ciao a tutti. Sto andando a lavoro all'Esselunga. Fanculozzola. Cioè, le allergie in giro iniziano, quindi sono raffreddata normale. Allora l'allergia è anche la mia. Sono i Può pioppi del essere. cavolo. Sì. Se sono pioppi, piopperanno. Eccoci qua, siamo andati a fare colazione, pranzare con i dolci. Io sono andata a ritirare la Doki, non sapevo che me ne avessero inviata un'altra con della Japan Kate. Infatti ci farò molto probabilmente oggi il video per mercoledì, quindi voi l'avrete. No, voi lo vedrete. Voi lo vedrete. No, voi l'avrete già visto. Oh mio Dio, l'avrete già visto settimana scorsa. Sì. Sono molto curiosa di sapere cosa c'è dentro. Io ho preso un tristissimo biscotto di pasta di mandorle con il mio ginseng, ovviamente. Comunque capelli che fanno pietà, pietà. Cioè, guardate di notte che forme prendono i miei capelli. Poi piove, no? Veramente un tempo orribile. Bello, quando bevi ti sembrano tutti gli occhiali. Come ti trovi con gli occhiali? Bene, molto molto bene. Ma non posso dire magari sopra, intorno, contorno, no? Vedo un po' di luci mielate, però sono molto belli, mi piacciono tanto. Quindi ti sembrerà di stare in discoteca? Sì, esatto, ogni volta faccio. Che stupido. E la mamma intanto mi faceva. Facevo così domanda, domanda. Comunque volevo salutare io tutte le clienti che vengono in Esselunga. No, a parte gli scherzi, che dicono: noi vi seguiamo, come siete brave voi due, tutte e due insieme. Fate tanti video, no, è vero, sto scherzando. E poi mi dicono: ma Gloria, dov'è? La troviamo. E che cazzo? Dove la troviamo in Esselunga? Mamma è impazzita. Allora, mi spiego. Volevo mangiarci qualcosa, ho detto, mamma, faccio il farro? No, non farlo. Perché stai battute? Sto già mangiando, perché io sono quella che mangia. Ho fatto il farro. Alla fine lo farro. Pharrell Williams. Vabbè, mangiamo e poi usciamo. Andiamo a prendere la tinta per la mamma, che è anche ora di farla. Poi andiamo a vedere la cucina di Michele, dell'altra casa. Mi stanno abbandonando tutti. Ah! Buongiorno e buon martedì. Noi stiamo andando con la mamma a Gallarate che mangiamo insieme, poi lei va al lavoro e io vado a farmi un giro. In teoria dovrei andare dall'Antonella a trovarla, che ci siamo dati appuntamento per vederci, insomma, anche un po'. È passato un po' di tempo, Eh sì, da quando sono andata prima di andare a Bologna l'ho vista e quindi già che sono con lei poi mi faccio un giro a Gallarate, anche se il tempo non è dei migliori, speriamo che non piova, però ho l'ombrello dietro e vado a trovare l'altra, almeno faccio un giretto. Comunque, sbrubù, barabum bambà. Ah, in tutto ciò mi è arrivato anche un pacco Yoins, ci sono rimasta malissimo. Cioè, devo fare la lavatrice, lavarle e provarle da stirate perché erano tutte bruttissime. E le devo provare quando sono lavate, profumate e stirate Si perché dice ciancicose. sono molto ciancicose. E quindi non rendevano per niente. Poi magari una volta indossate sono carine. Ce n'è uno blu che io non ho ordinato e non so, boh,
che secondo me me l'hanno infilato dentro, tipo non avevano un capo e ho detto vabbè, infilateli il primo che trovate. L'altro giorno ho aperto le finestre e mi sono entrati 800, sì esatto, proprio una pioggia di pioppi in faccia, ero lì così, ah che bello mangiare i pioppi di mattina, e sono entrati 800 pioppi. Pane e pioppi, cosa? Pane e pioppi, i pioppi, pioppi. Pappa, fame, andiamo. Abbiamo un'ora di tempo. Andiamo, pappa, fame, andiamo. Buon appetito, cioè, guardate che mega insalatona super buona. Mamma si è presa l'orzo. Ah, era l'orzo allora. Io ho comprato il farro convinta fosse l'orzo. E invece era l'orzo che volevo. Prenderò l'orzo. Dopo puoi entrare e prendere l'orzo. Esatto. Io mangerei, che dici? Sì, buon appetito. Sì, ti assaggio un po' di orzo. Buon pomeriggio. Ciao. Io vorrei l'omino tipo sulla faccia. Quello che non si muove. Ti metto... Quello che se vado così fa così. Ti metterò l'omino. Grazie. Ah, i pixel. I pixel. Posso mettere? Ciao, io sono un pixel. C'è un film di nome Pixel, lo volevo vedere. Sì, l'ho visto, è bello. Vero? Quello con la... Adam Sandler. Oh, ci sono un sacco di attori, infatti avevo visto su Sky l'altro giorno. Comunque qua c'è una donna arancio. No. Ciao, sono la donna fuoco. Madonna, seguite Sally su Instagram. Posso dire il mio appello? Fai, fai. Certo. Vittoria. Voi? Aspetta, questa modalità seduta tipo... No, perché io... Guarda, guarda, sì. Gamba incrociata che sembra uomini e donne. Sì, ma sono molto anche serio. Sei tipo quella cosa credibile del colore... Fate conto che sono molto più figa di come sono adesso, vero? Confermo. Gloria, ce l'ho qua davanti. La conosco, vabbè, ho andato tante volte. Però è una gran figa, bene? Si è risolvita 300 brufoli, che cazzo cosa ti dicono? Amore. Mandatemi messaggi e mi dite qualcosa contro Gloria, poi io a Gloria glieli riferisco. Esatto, li filtri, fai tipo filtro così mail. Facciamo tipo un video con tutti gli insulti. Sai tipo... che c'è, quelli che rispondono agli insulti. Stiamo alla teteria a bere il tè freddo, anzi no, l'infuso freddo. Cioè, guardate che figo anche il piattino in... Com'è che si chiama? In pietra lavica. Sì. Tipo lavagna. Non c'è, è andato via. Comunque vabbè, questa è la tetteria. Io ci vengo sempre quando voglio mangiare i pancake. E qua c'è la Giadina, ciao! Allora, qui c'è lo zucchero, che sarebbe lo sciroppo da mettere dentro che ti zucchera. Ah, sul serio? Te cos'è che hai preso e detto? Allora, passion fruit. Sì. Io il carcadè. Qua c'è il ghiaccio. Che bella che è sta Maison Jarre. È fichissima. Zucchero tipo... È zucchero liquido, sì. Sì, sì, mettine poco perché magari è troppo. Io do cin cin. Oh, io stavo bevendo col cucchiaio. Ma infatti io ho detto, aspetta che lo tolgo. Brava. Mi accetto. Hai fatto la mossa più intelligente. Io invece... Guardate che bella questa. Ma mi sa che è fatta tipo a mano. Sì. Vero? Che bella sta canzone, sì. Ragazze, ve l'ho inserita nei preferiti di marzo. Ma cioè, wow. Buongiorno, oggi è più raffreddatissima che mai, è mercoledì e ieri alla fine non vi ho filmato niente perché ho registrato con questa macchinetta il video. Dato che era buio, con la reflex non riesco mai a fare dei video belli brillanti se non c'è 800 luci sparaflesciate addosso, comunque una bella luce del sole, e quindi altrimenti viene tutto sgranato, e quindi ho detto vabbè, uso questa che ha una risoluzione migliore. Sto aspettando la mamma che andiamo sia a prendere delle cose per lei per l'altra casa, e dobbiamo andare anche a vedere la cucina di mio fratello della casa nuova. Come sapete rimarrò solo io in questa casetta fino a che non troviamo anche noi un'altra casa. Ce ne stiamo andando tutti, sì. Ma no, c'è lì da sederci, vieni. Io cioccolato e cocco, però il cocco l'ho già finito. Di che cosa abbiamo fatto? Pezzo gelato. Siamo andate a prendere il gelato, vero? E qua dietro a noi. Eh sì, è qua vicino. Abbiamo preso il gelato, poi abbiamo giocato prima, vero? Abbiamo giocato con Polly, che si è fatto il bagnetto. E ho giocato con te. Con me. E adesso ci finiamo di mangiare il gelato. Sì. C'è già la scena del crimine sulla tua maglietta, guarda. Sì, e sai. Sì, e sai che c'è il gelato sulla maglietta.
Ecco, sentite Polly che è là sopra. Ogni tanto. Ogni tanto Polly parla. Ecco, ecco. Avrà già finito la mela. Allora, ciao a tutte ragazze. Mi sono fatte i capelli come il colore della mia mamma. I don't know, mother. No? I don't know. Guarda, sembri The Ring versione rouge. Sì, vai, tirati su. Vai, Isa. Woo! Stiamo andando all'Obi o anche Nobi a prendere la legna, giusto? Yeah. Poi andiamo a casa. Poi... a casa nuova. A casa nuova della... no, voi andate a casa nuova. Io aspetto che arrivo lo zio e la mamma e il papà e veniamo da voi. E ci mangiamo tutti insieme la pizza. Dammi la manitos. La mano. La manitos. Fai la giravolta. Eccoci qua. Che legna prendiamo? Una legna magica. Oh, ma che bello quel coso. Sai come dondoli bene? Vero? Sono appena tornata a casa che mi ha lasciato mamma, che la mamma è già andata a casa sua con Isa, che ci aspettano lì. Io aspetterò che torna Andrea. E qua vi faccio vedere in anteprima che cosa c'è. La pecora nel bosco. La pecora nel bosco. Allora, bellissima e nuovissima. GHDV Gold Marine Marina Lure, bellissima. A parte la custodia che è bellissima, stupenda. Oh, wow, che bella che è questa. No, vabbè, favolosa. Ah, ecco, questa c'ha la stessa copertura di quell'altra rosa che ho io, sempre edizione limitata, che è di plastica rigida, non è come quell'altra morbida in silicone della Platinum. No vabbè, ma è spettacolare. Wow, c'è proprio duochrome, è bellissima ragazze. Ti stai pulendo? Brutta zuzzurellona. Oggi è stato veramente caldissimo, infatti alla fine, vabbè, ero sempre con questa, non me la sono tolta. Ho fatto le foto su Instagram, ma ce l'avevo poi su perché... comunque sono un po' raffreddata, ancora non ho capito se raffreddore o allergia. Oh, mi è durato un sacco questo qua, che ve ne volevo parlare. Praticamente quando sono andata al Cosmo, prof, sapete che ho vinto la... che bella luce gialla che c'è qui. Ho vinto la scatola con dentro tutti i prodotti di NYX, perché avevo... ho partecipato al contest insieme a tutte le altre blogger che c'erano, le altre youtuber. Dentro al pacchetto con le miliardi di cose c'erano anche tutte le shade di questi fantastici rossetti, che sono i Full Throttle Lipstick di NYX, sono questi qua. E questo qua è esattamente quello che ho messo io su oggi, che mi è durato praticamente tutto il tempo, perché sono anche andata a mangiare il gelato. Eccolo qua, il Full Throttle Lipstick, che è fatto così. E questa è la colorazione... no, non è quello che ho messo io, scusatemi. Questo è quello che ho messo io nella colorazione 03. Comunque, questo colore qua che ho indossato oggi. E mi è durato tantissimo. È veramente bello. Poi ve ne parlerò meglio, magari anzi ci farò anche un altro video swatch, perché ci sono tantissime tonalità. Sono tutte queste, non so se sono tutte, però sono veramente tantissime, quindi secondo me un bel video swatch ci sta. Eccole qua, le vedete meglio tutte le tonalità, che poi è pure comodo perché hanno sul tappo tutti i colori. Ho deciso di utilizzare questo della Hair Clutter Box, che in tante me l'avete chiesto come si chiamava, che tra l'altro è estratto da un cassetto questo, perché l'ho voluto lasciare senza niente. Lo utilizzo come... cassetto per i prodotti che voglio testare, quindi prodotti nuovi che mi arrivano che voglio testare o che sto testando, quindi questi qua. Buonasera, stiamo aspettando le pizze. La nostra? Quella di Andrea? Oh, guarda quante! Che carine! Oh, quando ho detto calzone alla Nutella, l'Angela ha fatto tipo... ci ha ripensato, ha detto, mo torno indietro e glielo chiedo. Fame! Allora, io ho preso la primavera. No, questa qua non è mia. Mia, allora quell'altra. Qual è la mia primavera? Gamberetti.
quella è la mia rucola. Sì, è questa, primavera. Questa è primavera. Prima gliene è caduta uno. E qua invece c'è lo zola e mele. Yams. Questo è il sorriso e c'è dentro il limone anche con i gamberetti, se vuoi essere. Sì, sorridete? No. Quando sono al supermercato? No, vabbè, quando la mamma ha detto... Ma Andrea senza mozzarella con le patate, il rosmarino, il pomodoro, lo zola e il prosciutto cotto? Tutto. C'era già una pizza. Ciao Daphne, ma non eri mai salita così. Buongiorno, buon giovedì. Oggi sono ritornata a fare le mie colazioni power con l'avena, perché mi dimenticavo ogni volta che andavo all'Esselunga di comprarla. E quindi la mattina in teoria non stavo facendo colazione, le colazioni mie solite. Sapete quando volete qualcosa? E finalmente l'ho mangiata, ecco. Lo desideravo da una settimana. Io adesso mangio. Oggi non so se a casa Andrea, ma io sono tipo piena di raffreddore, c'ho anche un po' di tosse. E volevo in realtà girare un video, però se a casa Andrea non faccio, cioè non posso, non ce la faccio. Quindi se a casa forse stiro, se non è a casa faccio un video. Per adesso magno. Buon pomeriggio! Quanti che migliorare peggiore. Comunque andrei a casa, quindi oggi niente video. Da una parte sono contenta perché avrei girato un video gocciolante e non era il massimo. Quindi magari oggi mi riprendo stando bella beata a fare l'emerita mazza e domani carica per fare i video che voglio fare da una vita, ma non trovo mai il tempo. Sono super entusiasta di questo pacco. Sono i trucchi del mio fucile. No. Sono i trucchi del mio fucile. No, il tuo fucile non si trucca. Dicevo, perché qui dentro ci sono i nuovi pigmenti. Wow, la peppa. Questo è il pacchetto che mi è arrivato. Ci sono le due baci. Le due baci. Una mermaid e l'altra treasure. Facciamo subito gli swatch, va? Così. Che belle. Stupendo. Io devo aprire questo che è il mio preferito. Jellyfish è il più figo secondo me. E anche sulle unghie deve essere una bomba. No vabbè, non so come farvelo vedere. Ma è stupendo. Io me lo immagino sulle unghie questo. No vabbè, questo è il mio preferito. Buongiorno e buon sabato. Ieri non vi ho ripreso niente perché, come al solito, quando io registro ho tutta la giornata per filmare. Non registro la giornata perché o utilizzo anche questa macchinetta ultimamente, oppure perché comunque sono presa tutto il giorno. Mi sembra stupido dire sì, ciao, sto filmando e poi basta. Quindi ho evitato la giornata di ieri e adesso sto facendo colazione con la mia solita avena cotta e la frutta. Ho caricato il weekly, quindi oggi è sabato, appunto stamattina l'ha messo in pubblicazione. Poi oggi pomeriggio in teoria dovrei vedermi con la Roby, se mi scrive. Avevo anche intenzione di farmi la ricostruzione perché ho tutto là dentro. E quindi ho intenzione, oh mio Dio, qualcosa nell'occhio, ho intenzione di farmi la ricostruzione. Ciao Roby! Ma ancora? Palog! Minchia raga! Comunque abbiamo appena finito di girare il video sui popping cookie, che voi sicuramente avrete già visto. Cosa stavi facendo, vai? Ah, in tutto ciò questi sono i pantaloni mistici di Roby. E me li ha fatti... e me li ha fatti... sembra un'ombra, sì. Contro luce. Sto male. Si è truccata lei, eh? Sotto mia, come si dice? Direttiva si è truccata lei. E lei mi ha messo bene. Solamente... Allora, i trucchi che ho addosso sono okay. Occhi. Dai, te le ricordi? No, niente. Ho usato la palette di Urban Decay di Gwen Stefani. Brava! Tra l'altro io mi sono fatta sto trucco che ho messo polline di neve e poi altri tantissimi colori che mi hanno dato tutto nelle pieghe. Eccomi qua, sono tornata che ho accompagnato fuori la Roby e abbiamo fatto delle foto super divertenti, no? Vi giuro, ho riso per mezz'ora. Tant'è che mi fanno malissimo gli addominali. Adesso le scarico e gliele mando e poi ne modifico alcune perché alcune sono venute America's Next Top Model, tipo You Wanna Be On Top, facevano scassare, quindi gliele passo qualcuna. Ciao Pip. Ciao. Hai cucinato? Sì. E che cosa hai fatto di buono? Il risotto. Con gli asparagi. Con gli asparagi, c'è la cucina che è lercia. No,
po 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 po. Buongiorno. Buongiorno. Sonno. Mi hanno costretto ancora. Ma che? Ma hanno preso subito me Andrea? No. Erano nascosti dietro al sassone grande. Ma che sono in giornata di merda? La mia oggi, io ho preso uno solo. Sì, però avrò perso 80 kg oggi, sto correndo. E oggi ho fatto schifo. Marco, eravamo con un'altra squadra. Sì, eravamo con un'altra squadra. Allora, siamo prossima volta tanto io non ho. È stata un po' sfortunata. Ma io sono sempre dietro a me. Però ci siamo divertiti. Oggi ci siamo mossi un sacco. Siamo andati in vari punti del campo. Prima, tra l'altro, io ero da sola e ho sentito tipo ui! Quindi sarà stato sicuro un cinghiale. Sono scappata a gambe levate perché ero da sola. Mi sono divertita, anche se però non ho preso nessuno. Sinceramente non c'ho neanche fame. Pensavo di avere fame, ho detto mio Dio, morirò. E invece no, non ho fame, ho bruciato un botto di calorie. Poi fa anche caldo ed è una bellissima giornata. Qua è veramente figo anche per fare un pomeriggio, che ne so, di relax, ma come fanno loro, magari verso l'estate mattina giocate e la sera, pomeriggio, sera relax, proprio grigliate, cose varie. Va bene, adesso vado a vedere se c'è da fare qualche tiro, se vi riprendo qualcosa e poi andiamo a casina. Buonasera, siamo già tornati, docciati, lavati, vestiti anche per andare a fare la spesa, ma alla fine siamo crollati sul letto. Abbiamo dormito fino a tardi. Andrea in realtà si era già svegliato prima, non so se si è svegliato tipo alle 7. Io forse anche alle 6 e mezza, perché poi si è acceso la tele che c'è la MotoGP stasera e mi ha lasciato andare avanti a dormire. Poi mi ha svegliato alle 7 e mezza, ho preso il mio integratore. Sono veramente riposata dalla stanchezza del gioco e tutto quanto. Oggi ho fatto un riposino proprio perfetto. Adesso io avevo acceso il computer e tutto ciò, ma non si è acceso e devo editare il video di domani, di lunedì, degli swatch dei Caked, però non so come è venuto, spero bene, perché adesso editandolo lo vedremo. E niente, adesso aspetto Andrea che arriva e mangiamo. Che bontà divina, buon appetito. Tieni i pipiz. Grazie. Allora, la mia è grana, rucola e pomodorini. E la tua la marinara, giusto? Sempre la marinara per riempire giusto quel vuoto, vero? Quello spazietto. Intanto stavo già iniziando ad editare il video. Pare che con la sistemazione dei colori sia venuto, cioè venga bene con tanta saturazione. Perché purtroppo usando gli sfondi col cartellone rosa rischio sempre che non venga mai rosa rosa, perché è un rosa pastello quel cartoncino che ho io. Buonasera. È 1:48, sono praticamente le 2. E Andrea è andato a dormire già da un po'. Io ho finito adesso di editare il video che voi avrete già visto, degli swatch dei rossetti liquidi. Niente, adesso lo carico. Tra l'altro sto facendo il rendering velocissimo perché dura 5 minuti il video. E ci ho messo tantissimo a montarlo per 5 minuti di video. Però almeno verrà caricato velocemente, non pesa tantissimo. Mi rimetto a nanna. E domani inizierà la prossima settimana, quindi un prossimo weekly vlog. Io vi mando un mega bacione, spero davvero che non vi abbia annoiato con le mie lamentele. Sto sempre male, però non ci posso far niente se sono fatta di carta. Mi sembra anche un po' stupido non dirvi che magari sto male, far credere che la vita è bella. Purtroppo la vita è anche questa, ci sono anche i giorni dove posso star male. E quindi niente, ve lo dico senza problemi, però so che poi diventa anche un vlog un po' noioso, perché magari potreste dire tipo che palle, Gloria stai sempre male, però non ci posso far niente, anzi mi dispiace. Però spero davvero che non vi abbia annoiato e vi mando un mega abbraccione cicciottoso. Ci vediamo al prossimo. Ciao.